Buonasera, benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuto al Vescovo di Albano, Marcello Semeraro. Sabato avete accolto Papa Francesco che ha celebrato messa insieme a voi, noi l'abbiamo mandata in diretta, tra poco rivedremo alcuni momenti di questa giornata, però prima di tutto ci racconti qualcosa che magari le telecamere non hanno colto, un aneddoto, un qualche scambio, l'abbiamo vista spesso parlare col Papa. Ma all'inizio c'è stata la presentazione al Papa del murales che era stato preparato e è rimasto contento, un po' sorpreso. Ce l'abbiamo il murales, vediamolo un attimo, eccolo qui. Che ha detto di questo murales? Ma ha chiesto chi fosse quel signore che si arrampicava o che scendeva giù da una corda, dice ma io non sono in grado di fare questo tipo di acrobazie. Però è stato molto contento anche il riferimento alla Laudato Si è stato fatto molto importante, se non altro c'era anche una coincidenza, non so se il Papa ne fosse consapevole mentre lo diceva, c'era la coincidenza con una giornata anche dell'ecologia in cui anche tanti ragazzi, tanti giovani le televisioni hanno mostrato che pulivano della plastica nelle varie realtà. Poi questa immagine anche appunto non soltanto ecologica ma anche come dire, di ricreare la libertà, il rapporto tra il popolo e il cielo in qualche modo. Ecco, no? Qui l'artista ecco, gli sta facendo il dono della maglietta. È un segno che sia stato contento e che subito dopo ha voluto salutare tutti i bambini che erano presenti lì di fronte al sagrato della cattedrale, quindi si è trattenuto molto con loro. Ma andiamo ecco all'omelia, al momento della messa. L'omelia è stata costruita tutto attorno al Vangelo del giorno, quello di Zaccheo. Ascoltiamo Papa Francesco. Che cosa ci dice questo Vangelo nell'anniversario della vostra cattedrale? Che ogni chiesa, che la chiesa con la maiuscola, esiste per mantenere vivo nel cuore degli uomini il ricordo che Dio li ama. Esiste per dire a ciascuno, anche al più lontano, sei amato e sei chiamato per nome da Gesù. Dio non ti dimentica, gli stai a cuore. Cari fratelli e sorelle, come Gesù, non abbiate paura di attraversare la vostra città, di andare da chi è più dimenticato, da chi sta nascosto dietro i rami della vergogna, della paura, della solitudine, per dirgli Dio si ricorda di te. Caro fratello e cara sorella, se come Zaccheo stai cercando un senso alla vita ma non trovandolo, ti stai buttando via con dei surrogati d'amore, come le ricchezze, la carriera, il piacere, qualche dipendenza. Lasciati guardare da Gesù. Solo con Gesù scoprirai di essere da sempre amato e farai la scoperta della vita. Ti sentirai toccato dentro la tenerezza invincibile di Dio, che commuove e smuove il cuore. Ma noi siamo capaci di questo linguaggio affettivo? Mi torna in mente il titolo di un'enciclica di Giovanni XXIII, Mater e Magistra. Certe volte ho l'impressione che noi Chiesa siamo più Magistra che Mater. Guardi, anche questa mattina il Papa, parlando ai componenti della plenaria del Dicastero per la Comunicazione, ha accennato ad una Chiesa dei volti, una Chiesa degli affetti. D'altra parte, se noi vediamo anche gli inizi, gli incipit dei documenti del Papa, sono sempre puntati sugli affetti, il gaudium, la gioia del Vangelo, la gioia della verità. Amoris Laetitia è credo un atteggiamento anche molto moderno oggi, perché è il primo
che riesce a captare l'attenzione dell'uomo. Il Papa, anche nell'Evangelii Gaudium, scrive che occorre annunciare il Cristo in una forma attraente, in una forma bella, cercando che sia l'essenziale. Anche stamattina il Papa alla plenaria parlava di una bellezza che attrae, di una bellezza che è buona. Nella sua omelia ha toccato due temi in modo particolare. Il primo è su Zaccheo, c'è il paradosso di quest'uomo che cerca di vedere, ma in realtà tutto comincia quando è guardato, quando Gesù lo vide. Cerca di capire, ma è lui che è capito da Cristo. E l'altro aspetto è che Gesù si invita nella sua casa. Quindi il tema dell'uomo che cerca, ma in realtà è ricercato da Dio. È proprio questa ricerca di Dio che diventa come un polo che attrae la nostra ricerca. Noi pensiamo di essere noi a cercare Dio, ma in realtà è Lui che ci cerca. E questo è un aspetto molto importante dell'annuncio. Credo che trova tanta sensibilità, tanta attenzione. E l'altro, il tema della casa. La Chiesa deve essere una casa. Tra le case, ma lo sentiremo tra un attimo. Restiamo quel passaggio dell'omelia, quindi ne parliamo dopo. Restiamo un attimo su questa dimensione affettiva. Lei come vescovo che indicazioni ha dato ai suoi preti, ma anche ai suoi laici impegnati nella pastorale per percorrere questa strada che il Papa appunto sintetizza? La Chiesa esiste per dire all'uomo sei amato da Dio. Per quello che mi riguarda, l'immagine di Chiesa che personalmente prediligo e cerco di comunicare nell'incontro con i miei sacerdoti, perché poi insieme con loro possa essere questo il volto di Chiesa che presentiamo. Lei accennava alla Mater et Magistra. E vorrei fare un paragone con quanto in un'altra circostanza, nell'Evangelii Nuntiandi, disse Paolo VI riguardo all'essere maestri. Disse è credibile il maestro che è un testimone. È un po' la stessa storia. È credibile un maestro, una maestra che sia madre, che sia padre. E questo è il primo volto della Chiesa. E d'altra parte anche gli studi teologici ci dicono che è la prima immagine di Chiesa, la prima pastorale della Chiesa è stata quella della Chiesa Madre, e questo è nella diocesi di Albano, per quello che mi riguarda, è una prospettiva molto importante. Ormai da 10 anni cerco di dare questa figura di una pastorale che genera, di una pastorale generativa, ed è la continuità, diremmo, del volto materno. Anche quest'anno il tema su cui lavoriamo con i consigli parrocchiali, eccetera, è un altro aspetto della generatività, la creatività. E la creatività comincia con sguardi amorevoli. Cioè non si tratta di vedere, noi vediamo mille cose, ma la questione vera è dove noi poniamo lo sguardo. E torniamo all'omelia del Papa. Allora torniamoci dritti dritti, ecco, con la Chiesa a casa tra le case. Come Chiesa chiediamoci se per noi Gesù viene prima. C'è prima Lui o la nostra agenda? C'è prima Lui o le nostre strutture? Ogni conversione nasce da un anticipo di misericordia, nasce dalla tenerezza di Dio che rapisce il cuore. Se tutto quello che facciamo non parte dallo sguardo di misericordia di Gesù, corriamo il rischio di mondanizzare la fede, di complicarla, di riempirla di tanti contorni, argomenti culturali, visioni efficientiste, opzioni politiche, scelte partitiche, ma si dimentica l'essenziale, la semplicità della fede, quello che viene prima di tutto, l'incontro vivo con la misericordia di Dio. Se questo non è il centro, se non sta all'inizio
e alla fine di ogni nostra attività rischiamo di tenere Dio fuori casa, cioè nella Chiesa, a casa sua, ma non con noi. L'invito di oggi è: lasciati misericordiare da Dio. Lui viene con la sua misericordia. Io credo che questo tema, cioè quello di dare il primato della misericordia, il primato di Dio in qualche modo, lo stiate affrontando anche lei, è il, che fa parte del Consiglio dei Cardinali, il segretario del Consiglio dei Cardinali, che da praticamente 6 anni stanno lavorando alla riforma della Curia. Prima una domanda. Anche dentro un lavoro sulle strutture, qual è la riforma della Curia, vale questo discorso o no? Certo, intanto nelle parole che ha detto, abbiamo udito di nuovo dal Papa, c'è di nuovo il suo modo caratteristico di coniare delle parole, dei neologismi. Ha usato il verbo misericordiare, che da noi non esiste, anche in altre circostanze usa dei neologismi che sono efficaci. La riforma della Curia, ma la riforma della Curia anche in altre circostanze ha dato l'occasione, lo spunto per allargare lo sguardo su di una riforma della Chiesa. Ormai noi usiamo con serenità questa parola, l'epoca della riforma, eccetera, ci faceva preoccupati un po', e quindi era una parola che non usavamo con piacere. È stato il Concilio in qualche maniera a rimettere nel circolo del linguaggio cattolico la parola riforma. Adesso è consueta. Ora, la riforma della Curia pone una questione che riguarda la riforma permanente della Chiesa. E la riforma non è anzitutto questione di organizzazione. E il Papa lo dice in molte circostanze. La riforma riguarda anzitutto l'atteggiamento della persona, che come si pone in rapporto al mondo, in rapporto ai fratelli, alle sorelle e in rapporto con Dio. La riforma della Curia è prima di tutto una questione di atteggiamento interiore. È una rivoluzione interiore. Il Papa parla di conversione missionaria, usa, no, per la tenerezza, usa addirittura la parola rivoluzione, la rivoluzione della tenerezza. E questa è una parola che noi dobbiamo cogliere in tutta la sua ricchezza. Ma che ci dobbiamo aspettare a questo punto? Una Curia tenera? Che cosa dobbiamo immaginare? A che punto siete e che ci possiamo aspettare? Una Curia che esprime il mistero di una Chiesa che esiste per l'uomo, così come diciamo nel Credo, per noi uomini e per la nostra salvezza il Figlio di Dio si è fatto uomo. Così anche la riforma della Chiesa e nella Chiesa è una riforma per, e anche la Curia assume questo atteggiamento. Certo, si tratta sempre di istituzioni dalle quali non si può attendere esattamente quello che si può realizzare nelle relazioni familiari, nelle relazioni amicali, nelle relazioni affettive. È un'istituzione, però in queste istituzioni ci sono delle persone, per cui la Curia non è un'entità astratta, ma è una comunità di persone, e quindi è l'atteggiamento con il quale occorre collocarsi nei riguardi della realtà, non quella di organizzare preoccupandosi che vada bene tutto, ma preoccupandosi che la persona stia bene. In una casa un papà e una mamma non devono solo preoccuparsi che tutto stia in ordine, ma devono preoccuparsi che il figlio nella casa ci sia la felicità, la gioia, la serenità. Questo è anche il servizio che la Curia oggi è chiamata. La Curia è nata in un contesto di cristianità, la Curia è nata col Concilio di Trento, in quel periodo. Oggi l'Europa non è più cristiana. L'Europa può ancora dirsi cristiana? Una domanda molto interessante. E allora è in un'Europa che non è più cristiana, in un mondo che sta perdendo l'uomo, no? come suo obiettivo, come punto di vista, allora è importante riprendere dei temi che poi dopo non sono
esclusivi di oggi. Ricordiamo Giovanni Paolo II, l'uomo è la via della Chiesa, e quindi pone delle scelte particolari che bisogna poi assimilare, bisogna riprendere. No? E già Sant'Agostino diceva, se tu vuoi cercare Dio, comincia con il cercare l'uomo. È questo che ci ricorda Francesco, non è antropologia, è teologia quella che egli ci propone con questa tenerezza, che è attenzione e delicatezza nei riguardi dell'uomo. Ecco, un uomo che sì, è anche smarrito, è anche ricerca, però sente su di sé lo sguardo di Dio. È questo che la Chiesa deve fare comprendere all'uomo, lo ricordava il Papa, un po' come in una famiglia il figlio è sereno quando sa che su di lui c'è lo sguardo del papà, c'è lo sguardo della mamma. Ma se le dovesse fare una previsione, quando sarà concluso questo percorso, quando leggeremo la Predicate Evangelium, questo è il diciamo nome che della il bozza, lavoro. Beh, Predicate Evangelium è una parola tratta da uno dei Vangeli. Vuole dire la prospettiva nella quale ci pone Francesco con la Evangelii Gaudium e con la Evangelii Gaudium, e lì ci chiede di assumere come paradigma la missionarietà, cioè l'apertura. In fondo Dio è apertura all'interno della sua stessa vita e apertura verso di noi. Una curia che è tutta protesa quella che è la sua identità, che è l'annuncio del Vangelo. Il lavoro è, diremmo, per molti aspetti è ad una svolta. Il Consiglio dei Cardinali ha concluso la rilettura del testo sulla base delle indicazioni venute da un'indagine che è stata fatta ad ampio raggio, e però si sa che poi dopo, una volta concluso il lavoro, bisogna rifinirlo, aggiustarlo. Si spera di poter consegnare definitivamente al Papa un testo per la sessione prevista nella metà del mese di dicembre, e poi il Papa provvederà egli alle fasi finali, diremmo così, perché l'attività del Consiglio è un'attività di consigliare il Papa, di fare delle proposte. Il Consiglio dei Cardinali, appunto. Facciamo una piccola pausa, tra poco torneremo ancora con le immagini e le parole del Papa ad Albano, vi aspettiamo. Il Signore desidera che la sua Chiesa sia una casa tra le case. Di nuovo in diretta con noi, oggi c'è il Vescovo di Albano che ha accolto a casa sua sabato Papa Francesco, e stiamo ascoltando proprio alcuni brani dell'omelia della messa presieduta dal Papa proprio sabato pomeriggio. Chiesa, casa tra le case, questa è un'altra espressione che ha consegnato la Chiesa d'Albano. Ascoltiamo. Come sarebbe bello se i nostri vicini e conoscenti sentissero la Chiesa come casa loro. Succede purtroppo che le nostre comunità diventino strane a tanti e poco attraenti. A volte subiamo anche noi la tentazione di creare circoli chiusi, luoghi intimi tra gli eletti. Ci sentiamo eletti, ci sentiamo elite. Ma ci sono tanti fratelli e sorelle che hanno nostalgia di casa, che non hanno il coraggio di avvicinarsi, magari perché non si sono sentiti accolti, forse perché hanno conosciuto un prete che li ha trattato male o li ha cacciati via o li ha voluto farle pagare i sacramenti, ma cosa brutta, no? E si sono allontanati. Il Signore desidera che la sua Chiesa sia una casa tra le case, una tenda ospedale dove ogni uomo viandante dell'esistenza incontri Lui, che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Fratelli e sorelle, sia la Chiesa
il luogo dove non si guardano mai gli altri dall'alto in basso, ma come Gesù con Zaccheo, dal basso verso l'alto. Ricordate che l'unico momento nel quale è lecito guardare una persona dall'alto in basso è per aiutarla a ricoverarsi. Altrimenti non è lecito. È il modo più forse diretto per creare accoglienza e guardare un altro dal basso verso l'alto. In queste parole del Papa ci sono molte risonanze. Anzitutto materialmente la parola casa. È la mia casa, non è la casa che io possiedo. Io posso avere proprietà di tante case, ma la mia casa è la casa in cui io sono nato, la casa è il luogo dove io sono accolto, la mia casa è la casa dove io esprimo le mie affetti, i miei sentimenti, vivo nella famiglia. Questo è il primo elemento antropologico che il Papa ha sottolineato. L'altro è un po' un richiamo anche all'etimologia della stessa parola parrocchia, viene dal greco e significa appunto qualcosa che sta tra le case. Ma il Papa sottolinea una dimensione più familiare, meno istituzionale della stessa parrocchia, delle realtà dove noi abbiamo le nostre attività, i nostri punti di riferimento. La parrocchia non è un luogo dove la gente deve andare, ma è un luogo dove abitare, è un luogo dove stare insieme e magari anche un luogo dove partire per la missione. L'immagine dello sguardo dall'alto verso il basso richiama sempre un pochino la tematica di Zaccheo. Il Papa gioca un po' sull'immagine, Zaccheo è basso, eccetera. Guarda, si trova sull'albero. Il Signore. Sì, ed è l'indicazione di uno stile pastorale, non è l'indicazione di gesti, di azioni che si possono compiere, è l'indicazione di uno stile. Il cristianesimo, lo dice anche qualche teologo un po' rinomato, il cristianesimo è uno stile, quindi non sono delle cose che si fanno, ma è un modo di rapportarsi con le persone. E d'altra parte credo che la forma più eloquente oggi sia questa di tornare al tema della casa. Guardi, noi abbiamo, e poi il ciclo di quest'anno nella liturgia domenicale, il Vangelo secondo Luca. No? Il Vangelo secondo Luca dove comincia? Comincia nel Tempio, la visione a Zaccaria che annuncia la nascita del Battista. Quindi l'esordio dell'opera lucana è il Tempio, lo scenario del Tempio di Gerusalemme. Ma l'opera di Luca continua negli Atti degli Apostoli. E negli Atti degli Apostoli cosa vediamo? Vediamo Pietro, vediamo Paolo che vanno nella casa. La figura conclusiva degli Atti degli Apostoli è Pietro in carcere che arriva a Roma, abita in una casa e lì parla con le persone. L'opera lucana comincia con l'immagine grandiosa del Tempio di Gerusalemme e si conclude con la casa di un uomo prigioniero che sta in una casa. Dobbiamo concludere anche noi. Oggi ci sono stati altre due udienze importanti. Abbiamo raccontato soltanto Albano, visto che c'era lei oggi. Grazie. Però c'è stato un incontro con l'Unione Cattolica della Stampa Italiana e quello con la plenaria del Dicastero per la comunicazione. Ci dice in 15 secondi, lei ne fa parte, sì. Che cosa ha detto Papa Francesco, poi sentiremo un frammento che ci accompagnerà al Rosario. Il Papa ha messo un po' da parte il discorso ufficiale e ha voluto parlare con familiarità e ha detto come deve essere la comunicazione cristiana. L'una delle ultime cose che ha detto è una comunicazione che punta sul sostantivo, intendeva dire sulla persona, non le aggettivazioni, le qualificazioni positive o negative, ma il sostantivo di cui il Papa parla è la persona. Torniamo sempre al tema di una comunicazione che è attenta alla persona, perché questo è il mistero di un Dio che per noi si è fatto uomo. Grazie davvero per essere stato con noi. Allora ascoltiamo un frammento del discorso del Papa. Ci vediamo domani. Se voi
volete comunicare soltanto una verità senza la bontà e la bellezza, fermatevi, non farlo. Se voi volete comunicare una verità più o meno, ma senza coinvolgervi, senza testimoniare con la propria vita, con la propria carne, quella verità, fermatevi, non farlo. C'è sempre la firma della testimonianza in ognuna delle cose che noi facciamo. Testimoni.